perché per carità fa piacere quando uno, quando tutto il pubblico vota per fare una trasmissione solo. Sigla! Lo stesso, io però non capisco quali programmi potremmo fare, non so, ad esempio i 10 comandamenti, ecco, i 10 comandamenti potrebbe essere una cosa, un comandamento appuntato, oppure un talk show, riunioni di condominio nei palazzi più infuocati d'Italia, una cosa che prende. Non mi piace, non mi piace. Un'altra cosa che ci potrebbe, dunque potremmo fare physique, una gara tra fisicità diverse, nani contro alti, grassi contro bassi, per esempio. Non mi piace! Neanche questo. Vabbè, e allora facciamo la solita gara fra le donne, ma è la solita cosa, già ho sentito. Viva le donne, viva le belle donne, che sono le colonne dell'amore. Ancora, ancora. Ah, guarda. Io non lo so, non lo so, programmi così. Facci che? Facci Maurizio Costanzo. Ma si può cominciare un programma in questa maniera? Allora, io è un po' di è un po' di tempo che no, facciamo una cosa. Dunque, perché qua è successo, c'era il pubblico che voleva farmi il saluto. Lui che voleva farmi il saluto, tutti che volevano salutarmi, a me faceva piacere, volevo dire delle cose, però non possiamo sera voce. Ritorni a prima. Adesso. Con calma. Adesso vi spiego qual è il motivo per il quale. Come si chiama questo coso nero qui? Filippo? Filippo, lo chiamo Filippo. Filippo mi ha chiesto di fare Maurizio Costanzo. Allora io voglio spiegare una cosa, non si possono fare sempre le solite imitazioni, cioè fare le solite imitazioni va bene, però non si possono fare Costanzo, ma Costanzo non è uno, Costanzo è uno, 100.000, nessuno, è tutto, sono tanti, tanti Costanzi, perché Costanzo io l'ho cominciato a imitare tanto tempo fa, come anche i papi l'avevo cominciato tanto tempo fa da Bonifacio VIII, io l'ho imitati tutti, Costanzo è come i papi, sono tanti. Nell'88-87 Costanzo aveva una voce, oggi ne ha un'altra, io ricordo che prima lui parlava, diceva a bontà loro, questa sera abbiamo qui degli ospiti che sono veramente interessanti e voglio sentire una cosa. Sentite, parlava così perché aveva tutte le lettere, tutte, le aveva tutte. Cosa è successo poi? Perché questa è storia, nel 93 Costanzo improvvisamente perde la S. E quindi comincia a parlare dicendo, perché loro sono pettegoli, lui è pettegolo Filippo, perché lui lo sapeva, ma ha sentito fare queste cose dietro le quinte prima Filippo. Diceva, questo non ti può fare, questo, perché allora questo, un po' incassato, perché comincia, incassato di parlare, però questo, tutte le cose che possono essere fatte così, e questa è l'epoca del questo. Cosa è successo? Dopo improvvisamente è diventato, la S è ritornata, però è ritornata dopo la T invece che prima, è diventato quezzo. Quezzo si può fare, quezzo si può fare, finché negli anni, cioè adesso, attuali, nel 2000, Costanzo diventa, attenzione, sentite cosa accade nella bocca, perché c'erano i denti retrattili, perché Costanzo nel bontà loro, lui diceva questo, diceva, poi si è tirato indietro i denti così come coniglietto, poi improvvisamente si è abbassato un pochino così, e diventa, facciamo questa cosa qua, Costanzo attuale diventa questo, in sostanza, succede questa cosa, l'alfabeto di Costanzo è diventato un altro, l'alfabeto di Costanzo è A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, V, Z, Z, si finisce così, E poi ultimissima cosa che mi avevo di mettere è la linguetta,
perché c'erano gli anni della linguetta di Costanzo, che la linguetta di Costanzo una volta era: allora lei vuole venire? Parliamo così, parliamo così, questo, i denti così, la linguetta, questo, così improvvisamente poi diventa anche, la linguetta fa, guardatelo bene, fa, allora poi fa, però perché passa da destra a sinistra? In realtà è un miracolo, perché da, fa, passa di qua, e cosa, cos'è questo in realtà? È un faro, perché la lingua, torna indietro, gira, da, e ripassa qua, e passa un po' come la monaca di Monza, insomma. Vabbè, allora, contento Filippo, spiegato tutto? Viva le donne, viva le belle donne, che sono le colonne per l'amor. Boom. Ok, va bene, donne, va bene, la gara quindi mi par di capire che consiste in questo, bisogna parlare di donne, però ho già parlato tantissimo, quindi cari signore e signori, noi vi salutiamo e ci vediamo martedì prossimo. Grazie. No, 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 no. La gara consiste in che cosa? In una sfida fra tre coppie di donne. Siete un attimo? Momento? No, no, niente, niente, una cosa mia. Vabbè, dicevo, una gara che consiste, sfida fra tre coppie di donne che si cimentano in prove di vario genere. Insomma, ci sono, vengono sottoposte al giudizio dei telespettatori, perché infatti voi da casa chiamerete per giudicare, ci sarà una forma di votazione che si chiama televoto, lo sentite? Sì, televoto, la conoscete? Televoto, e quindi ci sono, insomma, bisogna votarle. Allora io direi che bisogna fare, ah, chi c'è? Che c'è? Prego. Dica lei. Oh, buonasera. Che c'è qui? C'è scritto qualcosa. Ah, vedi, c'è la spiegazione di questa, che la gara consiste in una sfida fra tre coppie di donne che si cimentano nelle prove più varie e vengono sottoposte, come dicevo prima, appunto al giudizio dei telespettatori. In una fase successiva le tre finaliste vengono nuovamente giudicate dal pubblico a casa, che decreta la vincitrice assoluta della puntata. Il premio in palio è una bellissima crociera nel Mediterraneo. Bene, bene, mi pare una cosa giusta. Grazie. Wow. Benissimo. Allora, conosciamo a questo punto la prima coppia, prima concorrente della serata. Via! Casalinga Modello, madre esemplare, moglie di un funzionario di uno stato straniero sito in Roma, crocierista incallita dove si esibisce in scenette comiche che fanno tanto ingelosire il marito. Parrucchiera precoce, se nervosa mastica cicca. Cabarettista segregata in famiglia, sogna di fare l'animatrice in un villaggio vacanze. Il miglior complimento ricevuto dalle rivali? Sei come Sabrina Ferilli in Commesse 2. Direttamente da Roma Casalotti, ad insaputa del marito, che la crede solo figurante in quarta fila, ecco a voi Elisabetta Colozza! Buonasera, Massimo. Buonasera, Elisabetta. Buonasera a tutti. Elisabetta Colozza. E ormai, sei, io immagino che tu sia, Emozionatissima, eccetera. Mettiti pure qui davanti. Guarda, allora, tu sei molto emozionata, però sai che quando un emozionato poi diventa bravo, riesce a fare un sacco di cose, tu sicuramente adesso da emozionata riuscirai a fare tutto. Io invece sono sicuro di me, sono tranquillo, non ho nessuna emozione. No, io... Allora, siamo in due a essere emozionati. Grazie, Massimo, serio, così. No, grazie. Ma stai tranquillo che io ti tranquillizzerò, come cercherò di tranquillizzare anche le sfidanti, le altre concorrenti. Allora, all'insaputa di tuo marito... Quindi tuo marito non sa niente, tu sei qui così, ma adesso nulla, però ti starà vedendo. Perché lui pensa che io sono lì nel pubblico. Ma adesso non Enzo, lo pensa più. Enzo, perdonami, scusami delle mie bugie. Io non lo so, ma stasera che succede quando torni a casa? Posso darti del tu? Sì, come ecco, no. Ecco, che succede quando torna a casa? Non lo so, no, mi chiuderà la porta, mi chiuderà fuori. No, vabbiamo, sei animatrice, sei stata anche animatrice, dai, sei una che può fare un sacco di cose. Animatrice. Hai dato scandalo, ho sentito dalla scheda? No, mi diverto quando vado in vacanza, nei villaggi. Ah, bene. Cerco di divertirmi. E scusa una cosa, tuo marito, perché diceva la scheda diceva stato straniero, di dov'è lui? Sito in Roma. Vaticano. Lavora a Vaticano.
Ebbene, adesso ti vedrà qua e insomma sarà felice sicuramente. Dai, via, via. Conosciamo la tua diretta avversaria. Chi è? Proveniente da un paese caraibico, meta sognata dal maschio italiano medio voglioso, scottata da un primo amore infelice, aspetta ancora un ragazzetto semplice e sincero. Ama le sfilate e i concorsi di bellezza, ma le è impedito di partecipare a Miss Italia. Cresciuta in ambiente sano, morigerato e un po' all'antica, è sostanzialmente timida e diffidente. Fra i suoi modelli maschili, Sigmund Freud e Raoul Bova. Laureanda in socio psicopedagogia. Direttamente da Frosinone, ecco a voi Miss Ciociaria Marianela Antonucci. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Buonasera, Miss Ciociaria. Ma come mai Miss Ciociaria non può essere Miss Italia? Per quale motivo? Che non essendo nata da genitori italiani non mi è permesso a partecipare a un concorso così ambito come Miss Italia, appunto. Ma no, ma devi provare a fare Miss Italia. Dai, su, provaci. Devi... No, no, ma come? Va bene. Ma caraibica. Caraibica, quindi che aria hai portato a Frosinone? Come si vive a Frosinone? C'è un po' di aria caraibica a Frosinone oppure no? Sì, c'è. Principalmente ho portato la mia spontaneità, la mia voglia di vivere. E tutto, insomma. In Frosinone ho trovato principalmente la voglia, l'entusiasmo di andare avanti, di rialzarsi ogni volta che si cade, sempre bene. Con la testa alta. Insomma. Bene, 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 brava, 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 ti fanno onore. Beh, vediamo allora adesso a questo punto la prima prova di Elisabetta, chissà tuo marito cosa dirà adesso, eh? Un'inviata un po' particolare, anzi un'imbucata probabilmente, vediamo. La vediamo, la vediamo. Sono arrivati gli sposi, ma io che cosa sto facendo qua? Sapete cosa devo fare? Devo fingere di essere un'animatrice, devo far divertire tutti questi invitati. Ce la farò? Ce la farò? Certo. Io vado, ce la farò? Ciao a tutti! Un applauso ai sposi! Un applauso ai sposi! Allora, tu sei? Rosita. Rosita, e tu? Walter. Un altro applauso caloroso! Lei chi è? La mamma dello sposo. Ah, un applauso anche alla mamma! Lei è il papà? Della sposa. Ah, auguri, complimenti. Grazie. Un applauso al papà. Grazie. Un applauso al papà dello sposo. Come si chiama, ha detto? Di nome? Di nome, sì. Pietro. Pietro? Ah, un applauso al papà. Allora, siamo pronti? Per arrivare a questa festa? Adesso ci serve un po' di musica. La Ricciarola. Take out the papers and the trash, or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yaggedy yak. Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight. Oh, you don't go out Friday night. Yaggedy yak. Massimo, cosa ci canti? Cosa ci... Oh, sono la malacite. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Macho, serio. Don't know much about serio, macho, serio. Love me too. Oh, I'm the whole world. This would be
Allora, volevo fare un brindisi ai sposi, fargli gli auguri, 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 auguri anche a voi tutti, e grazie della vostra partecipazione. Che dite? Ce l'ho fatta? Sì! Grazie, grazie, grazie. Beh, insomma, dai, Elisabetta. Elisabetta, ce l'hai fatta. Meglio. No, ce l'hai fatta, dai, fatto ce l'hai fatta. Del mio meglio. Ma tu sei, diciamo, ma tu sei matta proprio così dalla nascita o diciamo sei sì. Sei proprio una pazza, insomma, pazza. Ecco, capito. Infatti, perché tu sei proprio scatenata, sei una che si butta, che fa le cose, non puoi dire che sei timida, su, andiamo. Dai, ce l'hai fatta, sei stata brava davvero. Però adesso grazie. Io sento un po' di aria caraibica, eh? Vediamo Marianela come se l'è cavata, sorpresa, anche ballerina, complimenti. Miss Ciociaria in carica, beh, proprio ritmo, il ritmo proprio ce l'hai nel sangue, questo ce ne siamo accorti veramente tutti. Quindi tu sei proiettata proprio verso il mondo dello spettacolo, tu vuoi fare questo, tu vuoi lavorare nel mondo dello spettacolo, ti proponi come ballerina, ti proponi come modella, quindi la tua passione è fare la soubrette in sostanza, no? No, veramente la mia passione è quella di fare la catechista. E di insegnare a tutti i bambini l'importanza che ha tutt'oggi la religione. Tieni pure questo, tienilo pure. Beh, insomma, mi sembra una cosa buona. Credo che sia una cosa buona per tutti noi. Beh, qui la citazione ci vuole. Quindi il catechismo, quindi tu sei preparata, conosci un po' tutto, davvero? Io vorrei fare un piccolo, facciamo una prova, vedi qua c'è una sedia, accomodati. Questa sedia casualmente è arrivata perché nessuno l'aveva stabilito prima, invece sì. Facciamo un piccolo quiz sulla materia che tu conosci. E per fare il quiz mi devo mettere qui. Allora, prima domanda, un po' di atmosfera, grazie. Il nome dei 12 apostoli. Pietro, Simone, Giacomo di Zebedeo, Giacomo, Giuda Iscariota, Giuda di Fiseo, Andrea, Bartolomeo, Tommaso, Filippo e Giovanni. Bravissima, bravissima. Adesso, altra domanda. Chi era Ezechiele, a parte Ezechiele Lupo? No, quello... Ezechiele era un grandissimo profeta, prescelto da Dio per comunicare agli uomini di stare attenti dai falsi profeti, dell'invidia, insomma, e soprattutto di non diffidare delle persone. Beh, insomma, mi sembri molto preparata. Io queste cose così, un pochino... me le ricordo, ma non ho letto molto questo libro famosissimo, per cui verrò a fare catechismo da te probabilmente. E i libri del Pentateuco? Che i libri sono cinque, come lo dice la parola stessa. Prima di tutto abbiamo la Genesi, abbiamo l'Esodo, i Numeri, il Deuteronomio e il Levitico. Bravissima, bravissima. Bene, 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 brava Marianela. Allora, e invece vorrei, così,
Qual è il personaggio femminile nel quale ti identifichi maggiormente? Non so, nel quale ti puoi riconoscere? Rebecca, Esther, Maria Maddalena? È il personaggio biblico? Ce n'è uno in particolare? Sì, sicuramente in Salomè. In Salomè? Perché Salomè proprio? Perché ammiro la sua forza d'animo, il suo modo di fare, soprattutto il mezzo attraverso il quale è riuscito a sedurre un re, ossia Erode. Sì, ma Salomè, quindi conosciuta anche per la danza, io immagino che qui c'è qualcosa sotto, danza dei sette veli, non lo so, c'è, ecco perché chiedo al funzionario Rai, noi quattro veli li possiamo fare, fino a sette veli no, quattro, cinque veli possiamo, fino a sette, ci concedono probabilmente si può fare la danza dei sette veli, perché no, ma perché Salomè? Salomè c'è anche quella storia della testa, eh? Sì, perché ho detto prima che Salomè attraverso la sua seduzione riesce ad ammagliare un re e soprattutto a chiedere al re la testa di Giovanni il Battista. Ecco, e qui invece vuoi chiedere la testa di? No, cioè... va bene, fermiamo qui. Bene, allora vai pure a prepararti e invece passiamo alla seconda prova di Elisabetta. Allora, tuo marito... non sa niente, praticamente non sa, oppure adesso forse lo sa che tu sei qui. Tu hai ricevuto qualche telefonata nel frattempo, nell'attesa, no? No. Niente? No. Pensi che si sia offeso? Allora, tu mi hai detto che è gelosissimo tuo marito. Non hai paura di una scenata tremenda quando tornerai a casa, no? Non lo so, è tutto davvero? Da scoprire. No. Va bene. Adesso sai, facciamo una cosa, guarda. Qui c'è un tavolo apparecchiato per due... Piatto coperto, accomodati pure, un telefono, un altro telefono. Allora, è tardi, tuo marito non rientra a casa. Facciamo una prova di recitazione adesso, eh? Ti cimenti in questa prova? Sì. Tuo marito non è ancora rientrato, lo stai aspettando, è la terza sera che ritarda. Ma tu non pensi che tu potresti fare ingelosire... No, tuo marito potrebbe essere geloso di... No, tu potresti essere gelosa di tuo marito. Sì. Potresti? Sì. Ci sei mai riuscita qualche volta? No, mai. Mai? No, ci provo. Ci provi? Ci provo. Allora, facciamo così, io adesso faccio una telefonata, ti chiamo, io sono tuo marito. Allora, tu fai finta, io sono tuo marito, tu sei mia moglie, perché io sono tuo marito. E da quanto tempo siete sposati voi? Tuo marito, da quanto tempo? 14 anni. 14 anni. Tuo marito è sposato con te da 14 anni, e tu con tuo marito? Io, 13. Da 13 anni, ho capito, da 14 a 14, quindi siete sposati da 28 anni in sostanza. Va bene, mi pare di capire questo. Vabbè, adesso io faccio questa telefonata, eh? Compongo, allora, atmosfera teatrale, io compongo il numero e vediamo che succede. Pronto? Pronto? Ciao cara, scusa, niente, volevo dirti che stasera purtroppo non posso venire a cena. Cosa? No. Cosa dici? È che purtroppo stasera non posso venire perché sai, ho incontrato... Enzo, sono stanca, sono stanca! Ma se tu non mi fai neanche finire di dire... Che cosa? Che cosa? Che sono tre sere che aspetto, sono tre sere che aspetto... Sì, ma come mi chiamo io? Enzo? Enzo, sì, giusto. Ah sì, no. Enzo? Sì, è vero. Scusa, no, io, sai, tre sere che aspetti, lo so che sono tre sere, però non ti ho fatto aspettare tanto. Cioè, che cosa mi hai aspettato? Io come una stupida ti ho fatto anche il tuo piatto preferito? Qual è il mio piatto preferito? Sì, la coda alla vaccinara? Ah, sì? E io non lo sapevo che era il mio piatto preferito. Va bene. Comunque, vabbè, se me l'hai fatto a me, ma con piacere, tienimelo anche al caldo, in coperto. Al caldo? Sì. Al caldo? Ma io arrivo... voglio sapere dove sei! Voglio sapere dove sei! Devi stare, signore, di parlare! Fammi terminare un attimo. Io ho incontrato un mio vecchio compagno di scuola che non vedevo da tanto tempo. Sì, il tuo fammi compagno di parlare. Chi è? Fammi la finire di parlare. O la rossa? La rossa cosa? Sì? La rossa cosa? Ma cosa? Non cosa far finta di non capire! Hai capito? Ma cosa stai pensando? Un mio amico era qui per una rimpatriata, ci siamo voluti ritrovare. Dai, poi dopo come la storia del vecchio, del commercialista, quando ci siamo visti l'altra sera. Ma io devo sempre sentire le tue frescacce, le tue cavolate! Io sono stanca! No, io anche sono stanco di sentire questi urli in orecchio. C'ho l'orecchio fritto da una parte e stordito dall'altra. Dai, insomma, questo mio amico doveva spiegarmi delle cose urgenti. Allora, vuoi saperle? Ma io ti frigo l'altro orecchio, no qui. Vuoi saperla tutta? Te la dico tutta adesso. Non guardarmi, perché non è possibile che stiamo al telefono che ci guardiamo.
Ecco, perché altrimenti ci metteremmo così, capito? Ci metteremmo così. Io ritardo. No, invece io sto qua. Sto qua. Allora, dicevo, sono convinto che tu stia ridendo in questo momento. No, allora io... Sto ridendo? No. Buona. Ma non mi senti? Buona. Allora, io volevo farti una sorpresa. Io ho organizzato tutta questa cosa perché ho chiamato questo mio amico, perché volevo farti una bella sorpresa brillante. Brillante? Sì, ho una piccola sorpresa per te, brillante. Tu non quanto hai... brillante? Brillante quanto basta. Vuoi vedere? Sì, la amore. Vuoi la sorpresa? Eccola qui. Sì, amore. Elisabetta. Grazie, brava, amore. Scusami. Ah, mamma mia, va bene. Questa... Adesso aspettiamo fino alla fine di questa, finché non si spegne. No, noi continuiamo. Sei stata brava, posso grazie, dirlo? Grazie. Ecco, posso dirlo. Il pubblico lo dirà dopo quando ci saranno le votazioni. Viva, viva! Allora, sai cosa ti dico? Vogliamo farla davvero una telefonata a tuo marito in diretta adesso? Massimo, sei sicuro? Posso chiamarla? No, aspetta un attimo. Allora, sai cosa facciamo? Pensaci un momento, il tempo della pubblicità... E poi qua ne succederanno di tutti i colori con tuo marito. Pubblicità. Quando giochi, devi mettercela tutta. Per questo è nato Ringo Gold, la prima barretta di Ringo con la carica del vero cioccolato. Ringo Gold, la tua carica per vincere. Rughe, rughe diffuse, rughe profonde? Arriva Rugastir, la nuova crema antirughe scoperta dai ricercatori Labo. Rugastir diminuisce le rughe. Rugastir per 4 gradi di rughe. Chiedi consiglio in farmacia. L'86% delle donne che usano Rugastir si dichiarano soddisfatte della diminuzione delle rughe. Nuova Citroen C3 con l'unico 1.4 HDI 16 valvole 92 cavalli, il più potente della sua categoria. Provalo anche sabato e domenica. Citroen C3, l'unico 1.4 HDI 16 valvole 92 cavalli. Finalmente abbiamo portato tutto in vetta. Abbiamo. E che sta sempre a lamentarsi, e c'ho caldo, e c'ho freddo, e c'ho tiepide, che saranno mai 50 km con uno zainetto sulle spalle, su. Borbotta, che? Senta, dove sta? Ci facciamo un caffè o facciamo subito una bella passeggiata? No, facciamoci prima un caffè che mi tira su qua. E allora lo prepari. E poi come dice il proverbio, il caffè è un piacere. Se me lo devo fare io, che piacere è? Non dico, tu senti che caffè, ma come fa? La macchinetta, sarà l'acqua, sarà l'aria. Sarà il caffè. Ma perché mi sento gelare di fronte a tutto questo? Perché dormimmo di fuori, Laure. Le tedesche si sono fregate la tenda. Guardi, Orione. Con che fa rima, Orione? Con te fa rima. No, te. Ciao, hai pulito? Certo, ecco fatto. Andiamo dalla mamma. Ma è ancora sporco. Per un vero pulito, Bref Marsiglia. Il profumo della tradizione e l'efficacia di Bref su ogni superficie. Visto? Che buon profumo di Marsiglia. Nuovo Bref Marsiglia, il professionista per la tua casa. Qualità Henkel. Non ha mai voluto rivelare nemmeno a me chi fosse tuo padre. Deve averlo odiato veramente tanto per cancellarlo dalla nostra vita. Su Rai 1 c'è qualcosa di nuovo. Cioè, adesso che l'ho incontrato non posso far finta che non esista. Le storie d'incantesimo. Un soldino per i tuoi pensieri. Dammi retta, meriteresti qualcosa di più. Ma io a te che voglio? Lei è incinta, signora. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Un mondo di bene. Mercoledì 20:55, Rai 1. Incantesimo. Quando si cerca un eroe, bisogna partire dalla cosa di cui ogni eroe ha bisogno. Un cattivo. Tu resta viva! Non voglio perderti, non ti perderò! Aspettatevi l'impossibile. Questa è Missione Impossibile. 2. Mission Impossible 2. Lunedì 20:55, Rai 1. Ah, ah,
Io già devo fare una cosa. Ok, ok. Era per toglierti un po' di tensione. Te l'ho tolta? Sì, ecco. Me la allora, fai intornare mio marito. Allora, come dicevamo prima della pubblicità, proviamo a fare la telefonata al tuo marito, la telefonata vera. Io non lo so cosa succede, spero... Spinto. Lo sai il numero? Stiamo chiamando il marito di Elisabetta, che non sa niente, o forse saprà. Pronto? Anna, ciao, sì? Sono Elisabetta. Ciao Elisabetta. Tutto bene? Vorrei parlare con Enzo. Sì, un attimino che te lo passo, sei bellissima. Grazie. Pronto? Ciao amore. Ciao cara. Come stai? Un po' arrabbiato perché sai, la coda vaccinata non era tanto buona stasera. Non ho capito, scusami. La coda la vaccinata non era tanto buona quella che hai preparato. Senti, ti è piaciuta la mia sorpresa? Ma è stata grandissima sta sorpresa. Grazie. Sei stata bravissima, Valle, mi hai stupito. Grazie, stupito era molto, quello Valle. Che io volevo. Vedi, non sono soltanto mamma una mia. Casalinga. Ricordatelo. Signor Enzo. Sì? Signor Enzo, allora io sono veramente contento. Mi sento più tranquillo anch'io perché la sento tranquilla, quindi... Sì, sì, grazie. Ecco, sua moglie è stata bravissima e... mi ha stupito tanto, ecco. Ha voluto fare questa sorpresa a tutta la famiglia. Sono cose belle, no? Una grossa novità è stata, sì, quindi sì, per sì. Lei e anche per sua moglie. Va bene. Va bene. Ricordatelo, Ricordatelo. Sì, sì, sì. Ma io okay. Lo sapevo che sei queste dote tu, Come? Lo sapevo che c'hai queste dote tu, Ecco, allora ricordatelo. Va bene. Va bene, signor Enzo, continui grazie. A seguirci e arrivederci, grazie. 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 Visto. È andato bene, dai, è andato bene. Grazie. Quindi stasera farete festeggiamenti, va benissimo. Elisabetta, grazie, complimenti Massimo. Ancora, grazie complimenti. A tutti, grazie a bene. Tutti, grazie. Salutiamo Elisabetta e noi invece... Vogliamo sentire il parere della nostra giuria di opinionisti. Sentiamo il parere di Christian De Sica, Antonio Di Pietro e Tatti Sanguinetti. Una battuta per uno. Buonasera. Buonasera. Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Ma io intanto devo dire una cosa. Io devo dire che sono molto contento di essere qua. Perché io mi ricordo anche ai tempi di papà. Me lo ricordo molto bene. E mi ricordo che papà stava sempre in mezzo alle donne. E adesso anch'io ho visto questa bellissima gara di donne e io mi ci sono aggrappato. Mi piace molto, molto, molto. No, tra l'altro, ma figuratevi, mi piace. È una cosa bellissima. Tra l'altro c'è qui il vecchio giudice, Antonio Di Pietro, che lui se ne intende di giudizio. Quando si tratta di giudicare, lui si tira man dietro. Vero giudice? Grazie, buonasera a tutti buonasera. Quanti, grazie, grazie a tutti quanti. Io non so che ci azzecco, io non so che ci azzecco. Voglio ringraziare il dottor Lopez di avermi invitato. Io ho molto contento di essere qua. Potendo, avessi fatto pure il concorrente. Io sono un tipo spiritoso. Mi avete messo in giuria. E che vi devo dire? Sono stato giudice e giudicherò. In bocca al lupo a tutte le concorrenti. Che vi devo dire? Facciamo quello che possiamo. Grazie. La saluto. Bene, è arrivato adesso il momento di svelare Marianela. Oh,
Buonasera, salve. Salutiamo Miss Ciociaria e continuiamo con un documentario scientifico sul meraviglioso mondo femminile. Oggi parleremo di due distinte specie femminili e della loro vita all'interno della tana. La femmina casalinga e la femmina manager. Come avremo modo di constatare, le attività della femmina casalinga all'interno della propria tana sono molteplici quanto industriose. Possiamo vedere che queste attività vengono svolte dalla femmina casalinga con gioia e in modo naturale. Spesso la femmina casalinga riesce ad occupare postazioni generalmente appannaggio del maschio. Queste postazioni vengono immediatamente abbandonate e rese libere al sopraggiungere del maschio. Il maschio. Questi sono i tipici atteggiamenti che il maschio assume per ristabilire il proprio ruolo di predominio all'interno della tana. Questi atteggiamenti sono equivocati dalla femmina come il preludio all'accoppiamento. Invece la femmina manager, come noterete, non frequenta spesso la propria tana. Cercare di avvistare la femmina manager all'interno della tana è spesso un'impresa ardua. Solo un paziente lavoro di appostamento può a volte coronare il lavoro degli studiosi. Ovviamente l'esperto studioso conosce esattamente i luoghi della tana dove può sorprenderla. Ma un momento, guardate, siamo stati fortunati. La femmina manager sta penetrando nella tana. Oh yes. Eh sì, è veramente difficoltoso catturare le immagini della vita quotidiana della femmina manager all'interno della tana. To be continued. Bene, allora complimenti a Lillo e Greg che hanno realizzato questo documentario sull'universo femminile. Siamo giunti al momento della prima votazione. Una di voi prosegue in finale e un'altra prosegue a casa. No, un'altra, chi perderà potrà stare ancora qui, chi perderà potrà stare ancora qui, guardo te, chi lo sa, chi perderà, chi vincerà. Da casa potete votare per Marianela o per Elisabetta telefonando al numero 16477. Da questo momento avete 90 secondi di tempo per votare e adesso la parola alle nostre concorrenti, perché loro adesso cosa hanno fatto? Hanno preso degli appunti nel frattempo, degli appunti perché dovranno cercare di convincere il pubblico a casa, a non votare per l'avversaria. In questo momento dovete diventare cattive. Allora Elisabetta, comincia tu che hai fatto l'animatrice, se ricordiamo, no? L'animatrice, scusami, il matrimonio. Scusami. Notizia dall'interno, prego. Allora, non votare Marianella perché sembri tanto una santarellina e sotto sotto sei molto furba. Però. Intanto ti devo dire che Marianela non ci sono doppie e si scrive con una sola L. E questo potrebbe essere un motivo buono. Poi tu mi sembri tanto la casalinga frustrata in cerca dell'occasione della vita. Non votate Marianella perché con la storia della Bibbia vuoi metterti in mostra la Salomè di Frosinone? E tu con la storia del marito che non sa la storia, che non sa niente, lo telefono, no amore, va tutto bene, era soltanto una messa in scena. Sì, cara. Sì, te tutti i sorrisetti che hai fatto oggi a Massimo. 20 secondi, 18, 17, 16. Parla tu con quei capelli da porcospino. E tu con quella testa di un piatto di fusilli. Tu zitta che sei alto 1,02 metri. 6 secondi, per favore. 5, sì, 4, con 3, quella testa. 2, Porta 1. Porcospino. Oh, si è rotto il vetro dalla parte di... Giusto? Si è rotto il vetro lei.
Io non ho visto bene sul monitor, scusate. Chi vince? Vince Elisabetta. Elisabetta, ho visto male la grafica io, vince Elisabetta. Mi dispiace per Marianella. Elisabetta, preparati per dopo. E Marianella, grazie, complimenti, puoi accomodarti in giuria. Non è possibile. Hai vinto. Ci dispiace. Ci dispiace che cosa? Lo so, Filippo, però insomma non è che è possibile far vincere tutte e due, eh? Una doveva vincere. Viva le donne, viva le belle donne, che sono le colombe dell'amore. Hai perfettamente ragione, Filippo, e adesso conosciamo la seconda coppia in gara. Prego. Calabrese del Piemonte, vive con la testa fra gli aerei, taglia piccola e muso da scoiattolo disneyano. Imprevedibile sfacciata, birichina e peperina. Studentessa di scienza della comunicazione rovinata dagli studi teorici, non riesce più a divertirsi guardando la televisione. In bilico fra la De Filippi e The MTV, direttamente dall'aeroporto di Caselle, provincia di Torino, ecco a voi Valentina Gallo! Scusa Valentina, Valentina, benvenuta. Buonasera. Benvenuta Valentina. Valentina, tu sei stata, ho sentito la scheda, sei stata disegnata da Walt Disney, no? Sì. Praticamente esci da un fumetto, sì, come scoiattolino, sì, praticamente. Esattamente, sì. Scoiattolino Valentina. Scoiattolino? Valentina. Scoiattolino Valentina. I tuoi capelli così, perché tu abiti vicino Torino, vicino, sì, all'aeroporto di Caselle, e quindi ci sono gli aerei che passano... No? Sì, il mio preferito è quello delle 6 del mattino. Sì. Ma come si sta a casa lì così, a casella, incasellata lì, così? Uno si alza, no, non si alza alle 6 del mattino, uno dorme alle 6 del mattino, poi arriva l'aereo, simpaticamente ti passa. Ma questo delle 6 ogni qua? Ogni domenica. Ah, la domenica alle 6 del mattino. E durante la settimana invece? No, durante la settimana che uno... Non ci sono aerei a Caselle durante la... No, ci sono aerei, però Ronda. Diciamo che sono un po' più, come dire, educati, passano gli orari. E per quale motivo non ti diverti più a guardare la televisione? Beh, perché studiando scienze della comunicazione tenta di imparare i meccanismi che fanno la televisione, no? Per quindi cui quando uno si siede sul suo divano e cerca di guardare rilassandosi un programma, no. Invece venendo qui è meglio. È meglio, perché uno sta dall'altra parte, appunto, sta nel meccanismo, non certo, ci pensa, certo, non ha certo, questo... Certo. Interessante, va bene. Seconda concorrente. Ragazza esuberante, letturista professionista, non ricorda gli ultimi libri letti. Ha due portafortuna, le foto di Ricky Martin e quelle di Padre Pio. Vorrebbe fare la scuola di polizia della sua città. Un po' donna jukebox e un po' rullo compressore, sarebbe capace di vendere frigoriferi agli eschimesi. Parente dell'ex capitano della Lazio, che però non ha mai incontrato. Direttamente da Nettuno, provincia di Roma, ecco a voi Cristina Nesta! Allora... Letturista di professione, è bello, in Italia si legge pochissimo, quindi questo veramente ti fa onore sicuramente. Quali sono le tue letture preferite? Le letture del gas metano, così poi si inviano le bollette. La lettura del gas metano, sì, mi sembra una lettura molto interessante, in effetti nessuno legge, sì. I contatori li leggono in pochi e bisognerebbe leggerli un po', ecco, quindi è interessante, mi pareva un po' una cosa. Vabbè, e Ricky Martin e Padre Pio come si conciliano? Allora, Ricky Martin ti dà la carica e l'energia e Padre Pio ti assiste dall'lassù che vada tutto bene. Un'altra energia, certo, molto importante. Bene, e quale, tu l'hai visto il Padre Pio di Placido e di Castellitto? Nessuno di tutti e due, perché secondo me Padre Pio è l'unico e basta quello che... È lui. Bene, sì, è una tua interpretazione, però lui non poteva fare fiction. Il film. Comunque, siamo pronti a questo punto per iniziare la prova. Massimo! Che c'è, Filippo? Dov'è il bagno? Ma si può fare, si può chiedere una cosa del genere. Vabbè, il bagno, va bene, pubblicità. Andate in bagno, scusate. Modtro, moderna, retro,
logica, semplice, tecnologica, sigile, sicura, agile. Do you speak Micra? Where are you going? Good night. My martini, please. Domenica 23 marzo nelle piazze d'Italia, la generosità incontra la bontà dell'olio extravergine di oliva. Con un piccolo contributo potrai sostenere il nostro impegno per la prevenzione. Largo! Arrivano le mini cinema card di Spirit! Da Mulino Bianco, 12 fantastiche card con lente speciale per vedere le immagini più spettacolari del film. Cercale, guardale, scambiale, collezionale tutte e galoppa con la tua fantasia. Cerca Spirit sulle confezioni. Dentro trovi subito una mini cinema card più una lente speciale. Da Mulino Bianco. Vieni anche tu insieme a noi. Entra in Vodafone Omnitel. Fino al 31 marzo la carta ricaricabile costa la metà. 50% in meno. Vieni anche tu in Vodafone Omnitel, senza cambiare numero di cellulare. Da Vodafone Omnitel. La prova più difficile per un ragù? Farlo assaggiare ai bolognesi. Ma allora, vi piace il mio ragù? È un ragù pronto? Ma davvero? È vero! Gran Sughi Star, non sughi, Gran Sughi. Torna al Novecento, la storia con i nostri occhi. Perché è venuto qui oggi? Posso aiutarti a scoprire chi eri, chi sei? Se l'ho dimenticato, forse non valeva poi tanto la pena di ricordarlo, no? Io non voglio avere più niente a che fare con te. Va bene, facciamo come vuoi tu. Però ricordati che non è solo colpa mia. Lui è Leandro, tuo fratello. Lui non è venuto qui per riprendersi la bambina. Vuole solo rivederla. Quell'uomo, tecnicamente, come dice lei, non è più nulla da quando 4 anni fa ha deciso di non farsi più vedere. Pensateci bene prima di distruggere la vostra famiglia. Allora, guardi, non si dia pena per questo, perché la nostra non è una famiglia. Casa Famiglia, venerdì 20:55, Rai 1. Bentornati, bentornati. Tutto è pronto per la prima prova di Valentina, ragazza spigliata, sfrontata. Sai cosa devi fare? Dovrai fare adesso una bella telefonatina. Una telefonatina per convincere qualcuno a fare qualcosa di importante. Sei pronta? Sì. Ecco. Allora, il tuo compito è questo. Quello che hai lì è il numero privato dell'abitazione di Mike Bongiorno. Ecco. Dovrai convincerlo a venire ospite nella prossima puntata. Puoi inventare qualcosa, devi cercare di essere credibile il più possibile, non svelare trucchi particolari e sappi anche che Mike non è proprio così, insomma, così accomodante. Sicuramente è una persona garbata, sensibile, però non è tanto accomodante. Allora fai la tua telefonata al mio via e cerca di fare di convincerlo, cerca di non so, di qualche cosa, di che, o che l'hai conosciuto. Vedi tu. Vai, pronta. Pronto?
Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Sì? Buonasera, sono la segretaria personale di Massimo Lopez. Vorrei parlare col signor Buongiorno. Un attimo. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, mi scusi l'ora e il disturbo. Sono la segretaria personale di Massimo Lopez. Ha 5 minuti da dedicare. Segretaria personale, scusi? Sì, di Massimo Lopez. La segretaria. Sì, che mi telefona a quest'ora? Mi scusi l'ora, è problemi di d'ufficio, insomma, stiamo facendo un'ora tarda e mi dispiace tantissimo. No, se la disturbo. Se posso aiutarla in qualcosa, mi dica lei. Guardi, lei sarebbe molto gentile perché, le ripeto, stiamo facendo degli orari e mi ero dimenticata di chiamarla e... Mi scusi, come si chiama lei? Io Gallo Valentina. Gallo Valentina? Sì. Non mi sembra, perché la segretaria di Massimo Lopez so che è un'altra, che si chiama Deborah. E infatti io sono la sostituta. Sì, infatti è per questo che, insomma, mi capisca, ho un po' poca esperienza e così, mi scusi. Vabbè, ancora per l'ora. Cosa niente, cosa io volevo invitarla da parte del signor Lopez a far parte come ospite d'onore della prossima puntata del nuovo programma di Tutte e di Più. Sì, però il signor Lopez conosce bene, sa perfettamente che è difficile che io possa recarmi a Rai. Sì, ecco, guardi, mi capisca, io le ripeto, ho poca esperienza, per cui mi hanno detto di fare questa telefonata e di cercare di convincerla. Scusi, sapendo che lei è una persona... però non capisco per quale motivo lei mi telefoni. Ecco, non bisogna avere poca esperienza, bisogna cercare di essere preparate. Mi scusi, non voglio certo, offenderla. Certo, certo, sicuramente... Però mi capisce bene. Io la capisco benissimo e la ringrazio di questo grande insegnamento, però... Vorrei dirle anche una cosa... Che sì, peraltro io stasera sto cercando di farle anche un favore, perché la sto vedendo in televisione. La sto vedendo perché è lì, perché stasera voi siete anche un po' ingenui, perché fate le telefonate in diretta senza pensare che uno a casa possa star lì a guardare. Che bello, lei mi sta guardando, ciao. Ciao, ciao, però ti sto stupendo. Guardando. Ecco, la sto guardando, però mi dispiace che purtroppo... Lei probabilmente voleva cercare davvero di convincermi a venire in trasmissione, però in qualche maniera, in un modo o nell'altro ci sono. Ecco, quindi perfetto. Probabilmente la gara riuscirà. L'ho vinta. Anche il pubblico probabilmente voterà in tal senso. Grazie, per cui io lo già... vedo anche in prima fila, anzi in terza fila. In terza fila quella signora lì, non è la signora Mattea? No, 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 sto sbagliando. Mi sembrava di aver sbagliato. Va bene. Senta Valentina. Mi dica. Però facciamo una cosa. Allora, lei continui a parlare, se guarda in alto a destra, appunto, può comunicare più direttamente, insomma, con me. Ha capito? Ecco. Grazie, grazie, grazie ancora. Un caro saluto anche a Mike. E adesso diamo... E adesso, brava Valentina, sei grazie. Stata brava. La prossima volta verrò giù a tirarti le orecchie, hai capito? Allora, vediamo che cosa, il parere della giuria. Prego. No, devo dire, simpatica sta telefonata. Simpatica. Mi è piaciuto, no? Poi bella, insomma, poi anche la bella Valentina, insomma, ha preso callo questa sera. Ma lei che ne pensa, giudice? Che... Io farei parlare anche tatti sanguinanti. Oh, scusa, perché l'abbiamo messo no, politica. No, lui per i giudizi, no, devo dire, ha molto tatti. Sì, prego. Sulla lezione queste ragazze non studiano abbastanza la teoria delle comunicazioni di massa. Cioè, dalla prova dei fatti i teorici cascano. Certo, no, infatti, sono pienamente d'accordo. Ma che era sotto controllo il telefono? Hanno fatto a 1-1. A 1-1 hanno fatto. Complimenti. Hanno fatto a 1-1 hanno fatto. Sono stati bravissimi, però. Che è? Che stai a dire? Sono stati bravissimi. C'è Lopez, grazie. Bravi. Mamma mia. Buonasera, buonasera dalla vostra Milly Carlucci, buonasera. Meno che queste scale sono veramente difficili, non è possibile rifare queste scale perché stiamo inciampando. Di nuovo, siamo qui per il Pavarotti and Friends. Veramente, bene. Ah, finalmente così, sono contenta. Per questa sera sono qui con un duetto d'eccezione, la nostra Cristina, con un gruppo di vocalist americani che si chiamano Fingerprints, what's your name? Fingerprints, come ti chiami? Fingerprints? Fingerprints, e si chiamano impronte digitali, vuol dire impronte digitali, Fingerprints, un gruppo musicale vocalista vuol dire impronte digitali, va bene così, allora, va bene, Prince, allora, perché ci sono le vocalist Fingerprints e perché c'è cioè Cristina? Perché farete un duetto, siamo al Pavarotti and Friends, come abbiamo detto poco fa, e
via, via, partite insieme, via, forza. Cristina, complimenti, brava, 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 brava Cristina, complimenti davvero. Grazie. Nessuno ti può giudicare, ma invece ti giudicheranno da casa perché sei stata molto brava e io ti trascino, trascinante, tu trascinante, io ti trascino a Sanremo. Grazie. Sì, ti voglio trascinare a Sanremo, complimenti a queste fingerprints meravigliose perché sono brave, queste ti hanno accompagnato veramente, è stato grazie, una, uno spettacolo sensazionale. Bene, raggiungici. E l'orchestra? Valentina, raggiungici. Ecco, raggiungici perché adesso vediamo come te la sei cavata nella tua prova in veste di inviata speciale. Vediamo. È la moneta cinese questa qua, fa ridere, è un po' brutta, euro, più bella, euro. Renminbi. Ma sembra orientale così. La mia prova consiste nell'entrare in questo ristorante cinese e far credere a tutti i clienti che sono un'inviata di China TV e che sono qui per fare un'inchiesta sui cibi cinesi e sull'amore degli italiani per questi cibi. Per cui adesso entro e mi andrà bene, speriamo. Senta, dunque io devo fare delle interviste sul fatto che gli italiani amano così tanto la cucina cinese, solo che io sono un'inviata sostituta, la mia collega non c'è e io non so una parola di cinese, per cui mi potrebbe dire più o meno, come si dice ad esempio buonasera? Poi mi dammi un secondo? Sì. Aspettiamo un secondo. Grazie, Lei mi deve assolutamente aiutare perché io devo fare questo servizio sugli italiani che amano il cibo cinese e non so una parola di cinese. Per cui mi dica, che ne so, come si dice buonasera? Wan san hao. Wan san hao. Ok. Wan san hao. Wan san hao. Ok. E in voltino primavera? Chen chen. Chen chen. Ni hao. Io sono un'inviata di
China TV, sì, da Hong Kong. Siamo in collegamento diretto satellitare con la Cina e stiamo facendo un'inchiesta perché, e ci chiediamo perché agli italiani piace così tanto la cucina cinese. Perché è leggera. E poi? Dimmi, dimmi, è diversa dalla nostra. Io sono un'inviata di China TV. No. China TV, satellite, no? Non ho né stream né play più, tanto meno. Peccato, non può vedere la sua intervista in diretta satellitare con Hong Kong. Perché lei ama il cibo cinese? Perché è buono e uno varia ogni tanto. Ma secondo voi un po' somiglio a una giornalista cinese? Sì, sì, veramente? Come no? Le è piaciuto mangiare cibo? Sì, sì. Quanto? Certo, la matriciana è differente. Sono l'inviata di China TV, un canale satellitare da Hong Kong. Sì. O per bar. Per cui lei adesso è in diretta sul satellite, tutti i cinesi... Come stanno a guardare me? Sì, stanno guardando lei che dice, ah, come mi è piaciuta la cucina cinese. Mi è piaciuta, sì. Ma sì. È meglio la matriciana, come... tra noi, voglio dire. Tra noi due, voglio dire, noi due, noi tre, saremo due, tre milioni. Comunque famo tre volte la matriciana e una volta la cinese. Va bene, giusto. Vuole salutare i cinesi? Ni hao. Ni hao. Come? Ni hao. Ni hao, ni hao. Ni hao, ni hao, ni hao. Ni hao! Brava, brava, brava Valentina. Va bene, quindi ha imparato un pochino qualche cosa. Come si dice? Buonasera, com'era? Buonasera in cinese? Oh, sa hao. Ah, sa hao. Oh, sa hao. Oh, sa hao. E in voltini primavera come si dice? Pollo alle mandorle in agrodolce con salsa di soia, nidi di rondine e gamberetti? E gamberetti. Va bene, si è preparato anche questo, va bene. Adesso invece, chissà il pubblico, chi voterà delle due? Vediamo adesso la prova di Cristina, che cosa hai combinato? Vediamo, vediamo. Buonasera a tutti, siamo al forum della stazione Termini e sono qui per la mia seconda prova, la prova del coraggio. Infatti dovrò vendere un prodotto dimagrante a tutte le persone che passeranno qui. Ci riuscirò? Avanti, andiamo! Ti posso rubare 5 minuti? Ok, ciao! Signora, le posso rubare 5 minuti? Ok. Signore, posso rubarle 5 minuti del suo tempo? Questo è un prodotto che aiuta sia a dimagrire che a tonificare i muscoli. Vabbè, visto per che dimagrire andiamo... io problemi non ne ho. Si chiama Calaggiù, un prodotto maschile, ed è sia granulare, sì, è granulare, va preso uno alla mattina, cioè un cucchiaio la mattina e un cucchiaio la sera, prima di cena e di colazione. Allora, guarda, ti presento Calaggiù e Ciccianò. E... Mi ha chiamato perché mi vede... simpatico e gentile. No, perché non è cicciottella. Comunque questo è un prodotto anche che tonifica il muscolo, quindi va bene per tutto. Certo. Poi naturalmente se uno beve tantissimo, la sera tinti, fa molto tinti. Ciao, ti posso rubare 5 minuti? Allora, guarda, questo è un prodotto, vieni qui, mettiti qua. Ok, così almeno ti illustro bene. Allora, questo è un prodotto dimagrante e rassodante, visto che andiamo incontro alla stagione estiva. Sì, prego. Allora, guarda, vieni. Questo è un prodotto, ti dicevo, dimagrante e rassodante, perché visto che andiamo per... Scusami. Ok, ti dicevo, è un prodotto che va preso la mattina e la sera, prima di cena, prima di colazione e prima di cena. Sì. Quindi questa è una vendita promozionale, se lo prendi oggi lo paghi di meno. Questo prodotto costa 20 euro, se lo prendi oggi 10 euro e non lo comprerai subito, ma te lo invierò a casa, mi lascerai il tuo indirizzo. Se il prodotto non ti piace me lo restituisci e adesso non mi devi una lira. Quando ti arriverà il prodotto a casa, praticamente tu mi pagherai in contrassegno al postino che ti porta il prodotto. Il barattolo costa 30 euro. Tutte due cose 45. 45, facciamo 38 e non se ne parla più. Vabbè, non lo spedisco. Ok. Ok? Sì. Se mi dai il tuo indirizzo te lo invio a casa. Ok.
Bene, bene, Cristina, molto, molto convincente. E siamo alla seconda votazione. Da casa potete votare per Valentina o per Cristina, telefonando al numero 16477. Da questo momento avete 90 secondi di tempo per votare. E adesso fate finta di essere Berlusconi e Rutelli e ditemene di tutti i colori, perché dovete cercare di convincere il pubblico a non votare per l'altra. Vai, Cristina, comincia tu. Non votate Valentina perché è mora e si sa, le bionde sono le preferite. Non votatela perché le bionde si preferiscono, ma le more si sposano. Non votatela perché è una ballerina e si sa, le ballerine... Non votatela perché se no si porta via le fingerprints. Non votatela perché con questi tacchi si dà aria da modella. Non votatela perché vuole fare l'angioletto con questi riccioli d'oro. Non votatela perché una che si fa sta acconciatura New Cafonal è tutto un programma. Non votatela perché questa è tutta invidia. Ma non credo, cara mia. Io credo proprio di sì. Io sto benissimo anche con i miei anfibi. Tu ci hai anche provato a fregarmi le scarpe. Ma no, tieni, oltretutto non sono neanche di secondi, del, più cattive, del più mio cattive. Numero, cara. Non penso, lei ha anche provato e ti ho no, visto no, il camerino no, chiuso. No, no. Sì, sicuramente ti sbagli con qualche sì. Guarda che ti hanno messo il camerino vicino al mio, c'è un buco. Non significa niente. Aggressive. Guarda, più, che adesso mi fai arrabbiare. Senti, boccoli d'oro. Ma con sti brillantini. Sentila, ma guarda che capello. 30 secondi. Ma stai zitta. Ma smettila. Scusate, poi se votate lei non votate me. No, aspetta, se non votate me è la fine. Perché? È la fine, è la continua, fine. Continua. Come perché? Fine. È la fine, se non ma votano me, potrebbero avere dei figli. Guarda, non è possibile, no. Sì, no. 12 come secondi. No. In questo momento non va bene. No. Conta questi 8 voti. 6. No. 4, 3, 2, 1. E vince Valentina, Valentina. Valentina si prepara per la prossima prova, mentre Cristina in giuria. Do you remember 21st night September? Come on! You just live into a dream. Can't take my eyes off.
Adesso quasi quasi mi fumo una bella sigaretta. Oh, ci vuole, no? Dopo un po'. Ale, me l'accendo. Beh. Non si fuma! Non si fuma! Vabbè, dai, una sigaretta che cosa sarà mai? Su una! Il fumo fa male! Il fumo fa male! Hai ragione, Filippo, il fumo fa male. Del resto anch'io ho smesso, sai, non è che così, lo facevo per darmi un tono. Poi diciamocelo francamente, insomma, il fumo puzza, rimane sui vestiti, dà fastidio agli altri e soprattutto fa proprio male alla salute. Questo bisogna ripeterlo spesso, hai capito? Sigaretta, mai provocato? E io ti distruggo. Bravo! Bene. Oh, grazie, grazie, grazie. Allora, adesso siamo alla, grazie, alla terza e ultima coppia della serata. Che palle! Oh, calma, calma. Ma come vi permetti, ma scusa, scusa Filippo, come ti permetti? Io vorrei dare un tono un pochino più elegante alla trasmissione. Che storia. Andiamo. Allora, terza coppia della serata. Di chi si tratta? Amazzone misteriosa e amante del cuoio, ligure dura e dominatrice, ma flessibile come un'azione di borsa. Clandestina a gran parte dei parenti, sospesa tra acrobazia e seduzione, impala gli uomini con sguardi che trafiggono. Direttamente dalle nebbie della Bassa Padana, ecco a voi la Carla Fracci della lap dance, Deborah Ballesio. Buonasera a tutti, buonasera Massimo. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera. Questo sguardo che impala, infatti uno rimane rimane impalato, rigido, sì. Però ligure dura, perché durezza ligure? No, diciamo, no, dai, sarai una ragazza riservata, tutta da scoprire, sì, no, perché uno dice timido, sì. Timido, allora deve essere, no, è timido, riservato, timido, c'è un mondo, no? Sì, un no, mondo, dominatrice soltanto perché comunque faccio un lavoro che mi tiene spesso a contatto con uomini di qualunque genere e quindi devo in qualche modo essere più, sì, essere simpatica, essere quello, devi che dominare, sì. Un po' in un certo, sì, senso, più o meno, ecco, va bene, allora dopo approfondiamo questo aspetto della la lap dance. Lap dance. Sì, approfondiremo, esatto, dopo questo ballo un po' particolare. Va come bene. Ti vedi fra 10 anni tu? Tra 10 anni? Sì. Io tra 10 anni, beh, non so come mi vedo, però spero di essere sempre me stessa. Spero di essere comunque orgogliosa di quello che sono e non vergognarmi mai di quello che sono diventata. La tua sfidante. Valente flautista alla ricerca di nuove emozioni, appassionata studiosa dei dialetti italiani, donna moderna e inquieta con la valigia sempre pronta, sorriso dolce ed esigenze infinite. Molte vite, nessuna certezza. Il suo motto è solo il nero è uomo vero. Direttamente dai paesi color ebano e dai sud del mondo, ecco a voi Alessandra Giovannini. Buonasera. Buonasera Alessandra. Alessandra che viene dai paesi color ebano e dai sud del mondo, ma in realtà tu di dove, che poi studi tutti i dialetti, sai i dialetti, di dove sei? È una passione. Io sono di Fano e con mamma sarda. Mamma sarda e di Fano. Quindi vediamo un po', facendo un intreccio, vediamo fra la Sardegna e le Marche, le Alte Marche, che tipo di, com'è il dialetto? Come, no, non viene, viene una cadenza particolare. Una, no? Cadenza particolare, ma insomma, diciamo che sei un po' una cittadina così del mondo. Insomma. Ma sono un po' una cittadina del mondo, anche perché ora vivo a Bologna, quindi insomma, così. Sempre vissuta lì? No? No, prima vivo a Firenze. Guarda, Massimo, prima stavo a Firenze e via giù, e era bello perché c'era l'Arno. Ti sei trovata, come si dice, sei trovata bene, insomma. Mi sono trovata, ecco, bene, sì. Va bene, insomma, questa è una bella cosa, sapere che insomma, le persone possono parlare, dire tante cose, tante parole, così, che tu giri il mondo e dici un sacco di cose. E così uno sprofonda, sempre nelle radici, sempre le stesse cose. Uno può dire tante. Vado in Sardegna anche a trovare i parenti, ecco, sì, insomma, sì, molto, sì, bello. Sì, sì. Va bene. Ah, scusa, no, questa è un'altra cosa.
Va bene, allora Deborah, tu vai a scaldarti, a prepararti perché l'impegno è abbastanza importante. La tua prova, a dopo. Ciao. E cominciamo con Alessandra, il flauto, sei qui col flauto. E come mi ha incuriosito questa entrata con il flauto, allora cerchiamo di rendere magico questo flauto, con l'aiuto delle fingerprints. Dove sono le finger? Sono le finger? Finger, where are your finger? Where are your finger? Ecco le finger, ecco le fingerprints. Alessandra e le fingerprints pronte per esibirvi. Via! He met mama lie down in old Moulin Rouge, trying to stop on the street. Hey, sister, go, sister, better get that dough, sister. Check it. Come on, girl. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Yeah. Complimenti, complimenti ad Alessandra, le fingerprints e bella esecuzione. Questa era Lady Marmalade, ma dopo aver letto la scheda che abbiamo sentito prima, insomma, la canzone che ti si addice di più forse è Vorrei la pelle nera. Ecco, Vorrei la pelle nera. Infatti tu sei un'appassionata della cultura black, della musica black, insomma del mondo black. Questa passione nasce come mai? Non lo so, è una passione che ho da sempre, da bambina, e ho scoperto una cosa buffa però. Guardando tra le vecchie foto, ho trovato delle foto che ho saputo che di essere di mio padre, sì, di donne di colore, quindi lui aveva questa passione, probabilmente c'è qualcosa nel DNA. C'è qualche cosa, sì, probabilmente nel DNA c'è qualcosa. Facciamo una piccola prova. Allora, venite ragazze, venite un momento qui con me. No, noi andiamo di là, perché ci fanno segno che dobbiamo andare noi di là. Quindi voi, per chi va detto di venire? State fermi qui. Immobili. Allora, questa è la stella. La stella in uno studio televisivo rappresenta il centro dello studio e quindi spesso durante le prove si dice mettiti sulla stella. Poi vedete questo segnetto, questo qua? Questa è la mezzaluna rossa che c'è qui, forse non si vede, comunque c'è una mezzaluna rossa. Uno si mette qui, poi si deve spostare. Poi vai su Saturno, che è da quest'altra parte. Questo fa sì che uno possa essere spontaneo nel programma. No, va benissimo. Allora, stavamo facendo questa, vogliamo fare una piccola prova. Allora, potete bendare, prima smicrofonare Alessandra, togliete il microfono ad Alessandra, poi provate a bendare Alessandra, e adesso ti spiego perché. Alessandra, bendati, bene, non devi vedere nulla, il tuo colore preferito ce l'hai sugli occhi, bene. Adesso faremo entrare... Ecco, perfetto. Faremo entrare alcuni... Tieni, questo è il microfono, puoi tenere tu. Faremo entrare alcuni ballerini. Sì. Sei ballerini. E tu dovrai toccare il bicipite destro di ognuno di loro. Va bene. E dal bicipite, da questo tatto, dovrai un po' intuire quale è il tuo uomo, diciamo, ideale. Okay. Va bene? Io bene. Ti accompagnerò. Sì. Va bene? Preferisci toccare con la mano sinistra o con la mano destra? Con la mano sinistra. Con la mano sinistra e il bicipite destro. Ok. Cominciamo col primo, numero uno. Numero uno. Dici? Beh, bello muscoloso, però, insomma, no, non ci siamo. Non ci siamo? No. Numero due. Numero due, accidenti. Numero due, accidenti. Numero tre.
numero 3, sì, un scolosetto. Poi avanza un po', avanzo. Col numero 4, sì. Vai avanti. Numero 4, una pelle... No. Mi dispiace. Ci siamo. Numero 5. Numero 5, beh, bello muscoloso, però ragazzi non c'è paragone. Come? Muscoloso ma? Non c'è paragone. Non c'è paragone. No. Numero 6. Numero 6. È interessante. Ma quanti sono? Non è anche il numero 6. Anche il numero 6. Vabbè, allora adesso dici, qual è il numero tuo preferito dall'1 al 6? Posso risentire il 2 e il 6? Il 2? Perché? Sentiamo un attimo il 2, sì. E il 6. Allora, questo è il 2. Ok. È bellissimo. Ok. E poi numero 6. Ok. Bene. Allora devi scegliere adesso. Senti il numero 7. No, vabbè, perché qua... facciamo solo su e giù così. Allora dai, prova a scegli, ora devi buttarti. Non lo so. Due. Il numero 2, faccia un passo avanti, per favore. Ecco, a questo punto tolgo io la benda. Wow! È il numero 2, hai indovinato, ma allora è vera questa cosa, è proprio vera. Va bene, grazie mille, voi potete andare, grazie anche Billo, grazie Alessandra, sei stata gentilissima, puoi anche tenere... No, scherzo. Billo, vieni qui, Billo, vieni. Va bene, allora Billo, è stato bello Billo, eh? È stato bello. Adesso sai cosa facciamo? Perché non fa... Io vi regalo questo bel ballo con Billo. Balla con Billo, vai. Vai, un bel ballo bullo con Billo, che bello, vai. Entra. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Posso dire una cosa, Alessandra? Scusate, io la butto. Io credo che qui stasera sia nata una storia bianconera. Va bene. Ok, va bene. Adesso diamo la parola alla giuria. Le storie bianconere non ci piacciono perché siamo dell'Inter, ma detto questo, Massimo, hai schivato un momentaccio, perché questo palpeggio di organi consentiti, questa mosca cieca, insomma, rischiava il cattivo gusto, il razzismo, l'hai schivata, bravo. Ti lodo. Di Pietro? Cosa devo dire? Io per farla un po' politica ci avrei messo il ministro Bossi in mezzo, che lui è famoso per la durezza. Ho fatto una battuta. Senta, Gas, ma dico qualcosa pure lei. No, scusate, che ha detto, scusi? Gas, ma... Io sono De Sica, vedi, ha parlato Borrelli. Sono sbagliato. E andiamo, per piacere. Prego Lopez, vada avanti col programma. Mi sono sbagliato. Prego. Va bene, grazie a voi. Allora, Deborah, tu ti chiami Deborah con l'H o senza? Con l'H. Certo, con l'H, certo. L'H, infatti più l'H, perché Deborah senza H è ciao Deborah, Deborah con l'H è ciao Deborah. Con l'alitata finale, capito, sì. Con l'alitata, esatto, finale, sì. Infatti, sensualità. Sì. Va bene, allora, questo sarà sicuramente l'attrezzo della lap dance, che sì. Usi per la lap dance. Esatto. Ecco, ci spieghi cos'è questa lap dance? Allora, la lap dance è un ballo che è arrivato dagli Stati Uniti con il film Striptease con Demi Moore, famosissimo. E io lavoro in un locale lap dance da circa un anno e mezzo
e vicino a Cremona, e per questo saluto intanto tutti gli amici che ho lassù. E quindi è un ballo un po', ma ci sono varie situazioni, cioè io vorrei fare una cosa, è facile, difficile, come ci si comincia? Non è difficilissimo, volendolo possono fare tutti, certo. Vogliamo fare una prova qui? Magari qualcuno del pubblico vuole provare? C'è qualcuno che vuole provare del pubblico? C'è qualcuno? Donne possibilmente uomini non credo. Donne che vogliono provare, andiamo a cercarne qualcuno, ok. Cercare qualcuno, dai, vediamo. Due persone con la signora laggiù. Però ci vuole la mano, la mano deve essere una specie di paletta, esatto. Cioè la mano deve essere una mano. L'importante è la mano, la mano deve essere adatta. Una mano allora. tipo frittata, no? Vieni qui. Tipo frittata, direi. Guarda, allora. guarda le mani alzate. Io direi, guardiamo questa, aspetta. Questa guarda, è bella piccolina, manina. Poi che guarda, dici, vuoi provare? Non lo so. Dai, sì. Prova tu. Vediamo, proviamo. Vuole provare anche. Vabbè, vediamo se c'è tempo. Andiamo giù. Attenzione. Lap, forza, lap dance. Ecco, vediamo, proviamo. Accomodati. Prego, si accomodi qui. Prego, si accomodi al palo. Allora, sulla pedana. Spiegazione. Devi utilizzare semplicemente il palo, fare dei movimenti sensuali. Poi con la gonna è un po' difficile perché comunque bisognerebbe riuscire a... Comunque abbassa, ti piega, ti fai dei movimenti sensuali, chiunque può fare la lap dance, balla. Ecco, no, diciamo che non sei tipo alla fermata dell'autobus, nel senso, no, che... perché uno dice, non arriva, oppure reggi, oppure una frenata, così, eccetera. Poi c'è, se no puoi anche puoi fare anche... Cioè, puoi bravissimo, salire, grande. Poi prova a fare... Sì, da fare sull'autobus, sì. Sempre, via. Ecco. Sì, magari. Scusami. Sull'autobus forse. No, però potrebbe essere una cosa curiosa. Vai, prova, via. Ok, così senza musica, tutta da sola, così. Sì, senza tutta... musica. Vai, così. Vai. Movimenti. Bravissima. Brava, ecco, questo è un tipo di labesco. Ok. Grazie mille, puoi accomodarti nuovamente dal pubblico dopo questo bel momento di gloria. Prego, accomodati pure, grazie. E Deborah. Certo. Questa era una specie di esempio di lap dance un po' sul sensuale, perché sul sensuale, poi c'è anche sì, direi di sì. C'è qualcosa di più acrobatico, c'è qualcosa di a volte anche più comico. Vai. Perché no? Come piace a te? Vai, esibisciti come piace a me, certo. Grazie. Perché sono le 10:35, insomma, come orario, non so, ecco. Scusa, l'abitudine. L'abitudine? Ma perché come funziona? Di solito è proprio... Sì. Aspetta che riprendo un attimo i polmoni che li ho lasciati sì, a casa. È vero, hai ragione. Un altro applauso a lei, perché troppo è stata bravissima. Bene, una curiosità, Deborah. Ma
Adesso ti hanno visto, ma a casa che cosa dicono di questo tuo mestiere? Beh, a casa è un bel problema, perché i miei genitori vengono a saperlo esattamente questa sera, vedendomi qua. Nessuno lo sapeva. Anche per te. Alessandra, raggiungici per cortesia. Mamma, non buttarmi fuori casa, eh. non lo farà, perché è una bella esibizione quella che hai fatto. Allora, Alessandra, abbiamo messo a confronto le due concorrenti. Guardate un po' che cosa hanno fatto. Nome e cognome. Alessandra Giovannini. Deborah Ballesio. Età. 23. 35. Residenza. Bologna. Savona. Città dove non vuoi vivere. Savona. Milano. Film preferito. Braveheart. Ricordati di me. Libro sul comodino. Di tutto e di più. Il piccolo principe. Michael Jackson o Carlton Myers? Carlton Myers. Dolce preferito. Tirami su. Torta di mele della mamma. In cosa credi? Nell'amicizia. Nella vita. Il più grande dei 7 peccati capitali. L'avarizia. L'ira, credo. Posizione nel sonno. Su un fianco. Fianco. La tua più grande fobia. In questo periodo la guerra. La paura della morte. Una cosa che non manca mai nel tuo frigo. Dolci. Non c'è mai niente. Di quanti punti in percentuale è aumentata la vita con l'euro? 50%. Regalo più costoso che un uomo ti ha fatto? Non me lo ricordo. Poca roba. Quanti soldi al massimo hai guadagnato in un'ora? 300.000 lire. 500 euro. Slip o perizoma? Perizoma. Anni della prima esperienza d'amore? 19. Mia madre mi uccide 15. Il posto più strano dove ti è accaduto di fare l'amore? In ascensore. Su un Harley. Sei fedele o infedele? Fedele. Abbastanza fedele. Hai mai rubato un fidanzato a un'amica? No. La pazzia più grande che hai mai fatto per un uomo? Sono scappata di casa. Mollare tutto e seguirlo. Quanti anni di differenza hai mai avuto col tuo partner? 15. Dai 20 in giù. L'uomo politico italiano più sexy? Berlusconi. No, ti prego, no. Nessuno. Fammela rifare. La tua miglior qualità? La bontà. Mia miglior qualità, la sincerità. Il tuo maggior difetto? Che rompo le palle. L'ingenuità. Baci a occhi chiusi? Sì. Sempre ad occhi chiusi. Parli quando fai l'amore? Sì. Cosa dici? Un sacco di cose. Dico, parlo. Che dico? Gli uomini sono dei? Bambini. Maiali. Massimo Lopez è? Buffissimo. Simpatico, il mio idolo. Il maggior difetto della tua antagonista? Parla troppo poco. Non la conosco a tal punto. Se vinci questa gara, dove speri di andare in crociera? Ai Caraibi. Una terra che mi interessa molto, l'Egitto. Queste domande erano simpatiche o schifose? Una via di mezzo. Una via di mezzo tra le due.
Siamo pronti, ci siamo quasi per le votazioni. Votate per Deborah o per Alessandra, decidete chi tra le due deve andare in finale telefonando al numero 16477. Da questo momento avete 90 secondi per telefonare e ora la parola alle nostre concorrenti per il consueto appello voto contro la propria avversaria. Inizia Deborah. Allora, prima cosa non la votate perché con questa storia di Billo Ballo che balla, che sballa, non se ne può più, basta. Allora, non votate Deborah perché balla la lap dance esattamente come io, piloto un aereo. Non votatela perché parla veramente troppo. Allora, non la dovete votare perché lei è una rossa finta, io sono naturale. Non la votate perché se lei va in crociera, veramente io le faccio un mazzo così. Ma stai zitta, va, che sei una gatta morta. Il tempo e tu invece sei molliccia ai bordi, tesoro. Molliccia ai bordi? E che è? Notting Hill? Hugh Grant? No, non la dovete votare perché è troppo secca, non c'ha la cellulite, che è una donna. Non la votate perché veramente ha un caratteraccio. Ma senti questa, se t'ho visto fare gli occhi dolci a Massimo tutto il tempo. Ma va, non dir niente che te sei scofanata un piatto di pasta stasera prima di venire qua. Ma non si dicono queste cose, sfacciata. Ma sì che si dicono. Ma se fai le selezioni per tutti i programmi televisivi, no? Fai finta di essere quella, invece vuoi fare la stellina. Ma tu sei in mezzi giornali d'Italia, tesoro, anche tu, dai. Secondi ancora, forza più cattiva e più aggressiva, ancora un po'. Comunque, hai detto che sono grassa? Sai cosa ti dico? Tu Dimmi. Sei secca. Comunque gli uomini preferiscono atterrare sul morbido. Oh tesoro, tu con questa storia degli uomini neri, ma italiani, come potete votarla? Dai, per 4, cortesia, non vi 3, vuole. Lo sai che? 2. Dimmi. Ti voglio bene. Anch'io. Si è rotta questa parte qui, purtroppo. La parte di Alessandra è andata in frantumi, quindi vince questa manche Deborah. Vince Deborah e Alessandra. No, non è vero, niente, non ci vedo. Non ho visto niente. Deborah che cosa fa? Deborah sbaglia. Ma scusa, io non vedo perché non ho visto la grafica, per cui va bene, mi dicono però che è Deborah che va via. Deborah hai perso. Grazie, mi dispiace, mille, ciao. Mi dispiace. Alessandra, hai vinto. Adesso si rompe anche la mia di faccia. Va bene. E ora siamo pronti per il gran finale. Ci sarà una sola vincitrice a cui regaleremo un meraviglioso viaggio come quello che hanno fatto Lillo e Greg nel mondo femminile. Talvolta succede che la femmina casalinga cerchi la collaborazione del maschio con una serie di evidenti richiami gestuali. Primo tentativo. Che fatica! The second one. Secondo tentativo. The last one. Ultimo tentativo. It's not worth
Qualora non raggiungesse lo scopo, la femmina casalinga ricorre al suo verso caratteristico. Non è mica possibile che questa casa devo fare sempre tutto io. Certo, perché io non lavoro, certo, secondo te io non lavoro. E certo, secondo te io la mattina mi alzo e cosa faccio? Dormo? Non è possibile. A questo punto il maschio può avere tre reazioni. Camouflage. Mimetismo comportamentale. Adesso non va bene più così, Però prima allora sì, allora l'almi che mie, e quella, mia madre me l'ha detto sempre, infatti, e c'aveva ragione propria, capito? E faccio più, è proprio, sono stato stufo. Resignation. Rassegnazione. The riappropriazione del ruolo. Beh, come abbiamo avuto modo di vedere nel nostro precedente filmato, è veramente difficile cogliere aspetti di vita quotidiana della femmina manager all'interno della tana. Ma adesso è l'ora del cibo e probabilmente, se siamo fortunati, riusciremo a sorprenderla nell'atto del cibarsi. Shh, è una notizia sensazionale. Attenzione, sta entrando nella tana. Probabilmente è alla ricerca del cibo di cui si è approvvigionata durante la precedente stagione. Ristorante Hosaka? Buonasera a lei. Vorrei prenotare per 4. Il solito tavolo. Diciamo tra 7 minuti e mezzo? Molto bene. Oh no. Evidentemente la femmina manager preferisce provvedere al pasto al di fuori della propria tana. Ma noi continueremo i nostri appostamenti, non è vero, Lillo? Certo, Greg. Bye bye. Ciao a tutti. E a presto. Grazie a Lillo e Greg per il loro documentario. Adesso, prima di chiamare le tre finaliste per le prove finali, la nostra giuria di qualità ha deciso di assegnare un premio particolare, un premio speciale alla carriera ad una delle nostre concorrenti, con una motivazione ben precisa che ho qui nella busta. Per il coraggio e la simpatia e la genuinità ruspante della sua testimonianza di Cenerentola, per il suo essere donna totalmente tutta e per il suo valore aggiunto di donna di più, decretiamo vincitrice per questo premio speciale, Elisabetta Colozza. Eccola lì, premio speciale alla carriera. Vieni Elisabetta, vieni, accomodati. Ecco questo bagno di applausi, siamo a Hollywood, hai vinto questo premio come migliore attrice a Broadway, complimenti Elisabetta, complimenti davvero, non essere, sei emozionata ancora, e complimenti anche al signor Enzo. Vuoi dire qualcosa? Perché chi vince in genere questo premio come questo deve fare una dichiarazione. Grazie di cuore, voglio dire. Una cosa a tutte voi donne che mi avete votato, per cui sono riuscita simpatica, tutte le donne che mi hanno... Non devi piangere, va bene, lei ha dichiarato, è la prima volta in televisione, ha avuto questo momento di gloria, bello, sta ringraziando, direi che va bene così, che dici? Le donne mi hanno votato. Ecco, hai fatto un ringraziamento... Va bene, continua. Dimmi. Fate anche voi, provate anche voi questa grande emozione che ho provato io. Passate una settimana come l'ho passata io. Ti sei divertita? Felice, mi sono divertita, siete stati meravigliosi. E tutto lo staff e tutte le persone mi sono state accanto. E allora a questo punto direi telefonate davvero. E telefonate anche voi. E partecipate in massa a questa nostra trasmissione, ci farà molto piacere. Volevo dire solo una cosa. Sì, dimmi. Volevo salutare mio figlio che sta in ospedale. Ciao Simone, un bacio grande mamma e grazie che mi hai dato tu la forza. Anche a te Mattia, ciao. Ciao a Simone e Mattia. Grazie Elisabetta, ci vediamo tra un po', puoi accomodarti. Ah, va bene, è stata brava. Accomodati pure Elisabetta. E adesso? Soliti problemi dei cellulari. Pronto? Pronto? Qui non prende. Vado fuori. Ma
come non prende. Pubblicità allora, pubblicità, dai. Da oggi è su Team. Vai su App Team o su www.i.team.it e scarica EA Sports FIFA Football 2003. Hai comprato la punta nuova? Si vede! Zero anticipo, zero interessi, zero maxi rata finale. Ultimi giorni per gli eco incentivi statali. Non perdere l'occasione. Ti aspettiamo sabato 22 e domenica 23 in tutte le concessionarie Fiat. Fiat punto. È semplice. Ma com'è che ti è venuta questa idea? Così, Ma certo, una mattina ti svegli e dopo 3 anni che stiamo assieme te ne esci fuori con questa storia del matrimonio. Hai visto in giro il mestolo? Ce l'hai sotto il naso. Ma scusa, ma non stiamo già bene così? Certo, era solo per... Allora io non vedo il problema. E questo risotto ai funghi? Sposami! Vai, vai. Troppo tardi. E mettiti in coda. Nuovi risotti con riso Carnaroli. Knorr. Rinnamorarsi in cucina. Guarda come gongolò, guarda come gongolò, Mister Day. Con la frutta da gustare, con la fibra naturale. È perfetto il tuo equilibrio. Nuovo donut, frutta e fibre. Togli golosissimissimi, Mister Day. Mister Day, che piacere che ci sei. Questa è musica per le tue orecchie. Nuova Ford Fiesta. Vivi davvero. Con climatizzatore, 4 airbag e ABS con EBD a 10.000 euro se hai un'auto da rottamare. Solo a marzo. Golden Lady. Grande amica. Torna 900, la storia con i nostri occhi. Mancano ormai 27 ore alla scadenza dell'ultimatum di Bush a Saddam Hussein. L'Iraq anche oggi ha respinto questo ultimatum. Dunque, quando ci sarà l'attacco, quando e come saranno utilizzate le basi militari esistenti in Italia, sulle quali è atteso per domani il voto del Parlamento? Ne parleremo più tardi a Porta con Antonio Tajani, Fausto Bertinotti, Domenico Nania, Umberto Ranieri, Daniele Capezzone. Porta a Porta più tardi. Ah, eccoci qui. Adesso io vorrei cantarvi una bella canzone di Frank Sinatra. No, 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 per favore, no. Adesso prima... Ma scusa, se ci metto uno spogliarello? Allora sì! E lo sapevo. E allora a questo punto ecco le nostre finaliste che sono pronte. Sanguinetti? Sì. Lo facciamo questo numeretto? Sì, facciamo questo numeretto, Massimo, ma Bruno Vespa ha appena detto che mancano 27 ore all'attacco. Io, consentitemi, devo deplorare questo scivolone del programma, questo momento involontariamente bellicista, guerra fondaglio, anche questo mimetico, mi ha dato fastidio, un momento Silvestre Stalloniano da cui dobbiamo dissociarci dalla guerra dei pozzi e dei pazzi. È arrivato Monsignor Tonini. È arrivato Monsignor Tonini di Pietra, è andato via e vorrei che Monsignore dicesse qualcosa. Ma per carità, ma che stupidità, è la verità. Ma dissociamoci da queste cose, da questa moda inverreconda. Ma questo qui è uno sketch da mandare alla concorrente, alla televisione del governo. Ma per carità, viva la pace, e gridiamolo, e gridiamolo. Bravo, Monsignore. E diciamo...
Dica anche lei, signor Cristian. No, io dico una cosa, no, io dico una cosa, scusate. No, con tutte ste belle ragazze che si sono viste questa sera, fate l'amore, non fate la guerra. E diciamolo forte. Massimo, in quanto al regolamento, io ti chiederei non chiedere a nessuna di queste ragazze di non mostrare del suo corpo più di quanto essa non voglia spontaneamente esibire, nelle condizioni di luce e di visibilità da essa indicata, perciò veneziane, tutte chiuse, tutte aperte, mezza e mezza. Questa sarà l'ultima, grazie Sanguinetti, l'ultima prova, l'ultima nostra prova della serata. Ci sono Elisabetta, pronte, Elisabetta sarà votata più tardi, tra poco ci sarà la votazione generale, tra Elisabetta, Alessandra e Valentina Gallo, ultima prova, esibitevi in questo strippino mentre io canterò qualcosa per voi insieme alle Finger. Sì. Stepping on a dream, and I don't let it, and I let it go. 'Cause this final world, it keeps getting around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing: it's time I find myself flat on my. Myself up in a big ball. Grazie, grazie. Eccoci qua, eccoci qua. Al momento culminante, culminate, l'abbiamo viste. Venite, 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 venite tutti qua. Ma eccole, sono pronte? Eh sì, al momento culminante. Le abbiamo viste ballare, cantare, veramente fare di tutto, anche spogliate. Adesso la parola a voi. Ultima votazione della serata per proclamare la vincitrice della puntata. Votate per Elisabetta, Elisabetta che ha fatto l'animatrice imbucata in un matrimonio e ha recitato la scena della moglie gelosa. Oppure per Alessandra, che ha suonato il flauto e ha svolto la prova del riconoscimento. E per Valentina, che ha telefonato a Mike Bongiorno, cioè a me, e ha fatto l'inviata al ristorante cinese. Telefonate al numero 16477 e adesso facciamo un tour in mezzo al pubblico, in attesa del risultato, perché siete pronte per andare a dormire. Come si dice al pubblico? Buonanotte? Andiamo a dormire, andiamo a salutare tutto il pubblico, così vi farete questo bagnetto di folla, anche voi, di applausi. Forza, forza, forza. Applauditele, grande calore. Per la prima volta in televisione. Grazie, grazie, grazie. Venite, 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 seguitemi. No, non c'è strada, bisogna continuare a scendere da qua, perché pensavo che ci fosse l'uscita dall'altra parte, invece non c'è. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, scendiamo da questa parte. Questo ottimo defilé
prima di andare a dormire, accomodatevi al centro, accomodatevi qui. E ci sono ancora 50, quanti secondi? Una cinquantina di secondi ancora per le telefonate. Mettetevi di qua, due da questa parte, anzi no, una da questa, perché la famosa stella, Saturno, Giove, aspetta, da questa parte. Allora, ripetiamo, Elisabetta, votate per Alessandra e votate per Valentina. Vieni pure qui vicino. Tra poco sapremo chi sarà incoronata vincitrice della puntata. E la vincitrice cosa farà? Mettiamoci qua, mettiti qua, non so se ci sono questioni grafiche, mi fanno dei segni. 10 secondi. Lo sapevo, questa è uscita così all'improvviso, va bene. 8, 4, 3, 2, 1, 0. Chi è che vince? Chi è rimasta? Chi ha vinto? Ha vinto Valentina. Io continuo a non capirlo. Valentina rimane qui. Vince Valentina Gallo, la vincitrice della nostra prima puntata di Tutte di Più. Mettiamoci qui, raggiungiamo un po' il centro. Allora, entri prego la parte delle Finger, del gruppo delle Finger, perché questo è il biglietto della crociera che ti spetta. E quindi buon viaggio, buon divertimento. Grazie a tutte, grazie anche a voi. Grazie, veramente. A questo punto mancano veramente pochissimi secondi a Bruno Vespa. Io vorrei a questo punto festeggiare, perché mancano pochi secondi, bisogna stappare, preparate i bicchieri. Mancano veramente quanti secondi? 10 secondi a Bruno Vespa, pronti, voglio tutto il cast, tutti qui, auguri per Bruno Vespa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buon Bruno Vespa a tutti! Bruno Vespa a tutti! Eccoci qua. Come sa tu anda, come sa tu anda, come sa tu anda.